Stasera per i due tenori ai microfoni di Merito TV il dottore Claudio Cordova, tra l'altro direttore di un organo di informazione che vede il web come medium tra il lettore o colui il quale legge, è un giornalista d'eccellenza, un giornalista che è fuori un po' dai denti. Credo che i giornalisti debbano essere così per antonomasia. Ritengo che il giornalismo esista solo nella forma in cui è antipotere, in cui racconta qualcosa che qualcuno non vorrebbe che si sapesse. E noi sul dispaccio, con il dispaccio, con la squadra di ragazzi, io li chiamo ragazzi, credo che sono tutti giovani, ma sono tutti dei professionisti che negli anni hanno fatto, secondo me, ottime cose, e proviamo a fare questo tipo di giornalismo. Anche talvolta aggressivo, ma non è un'aggressività dovuta alla cattiveria, ma alla voglia appunto di andare a scovare le notizie, e soprattutto quelle scomode. Lei è in un certo senso molto in voga, perché leggere il dispaccio vuol dire leggere qualcosa che gli altri non riescono né a scrivere a volte né a mettere sul web, cioè ha proprio quest'ansia di denunciare quello che è il contesto sociale e morale in cui stiamo vivendo. Com'è la situazione della nostra città attualmente? La situazione purtroppo è sempre quella che conosciamo, ovvero di una città che fatica a reagire, fatica a dare lo scatto di reni che servirebbe su un territorio che ovviamente è dominato dalla criminalità organizzata, ma in cui il malaffare a 360 gradi, e parlo ovviamente delle istituzioni deviate, dell'economia che droga il mercato, economia illegale, è una città che, come dicevo, fa fatica a guardare in faccia i propri drammi, i propri difetti, per poterli poi correggere, perché ovviamente se parliamo di un malato, della città come di un malato, per poter guarire bisogna saper diagnosticare bene le proprie malattie, altrimenti è impossibile, si sbaglia la diagnosi e di conseguenza si sbaglia anche la cura. Il rapporto con la legge oggi, soprattutto nella nostra regione, come viene applicata, se sì, se no, in che maniera, secondo lei, che solitamente è sempre presente ai tribunali, insomma, veramente con la sua eccellenza lo porta anche a scrivere di quello che accade? Io credo che in tutta la Calabria ci sia purtroppo un'illegalità diffusa a cui le istituzioni, e parlo ovviamente sotto il profilo repressivo, quindi della magistratura, talvolta non riescono a dare le risposte che i cittadini si aspetterebbero. Devo dire tutto sommato che anche gli ultimi risultati avvenuti qui a Reggio Calabria da parte della magistratura hanno aperto degli squarci di verità. Squarci di verità che però devono spingere il cittadino a riedificare. Non possiamo pensare che la città possa guarire, per ritornare al discorso di prima, solo attraverso l'azione repressiva. Laddove vengono lasciati dei vuoti, vuoti ovviamente che prima erano occupati dal malaffare a 360 gradi, deve essere la società civile, la parte buona della città, a rioccupare attraverso ovviamente la cultura, attraverso il dialogo, attraverso la civiltà e potrei dire anche l'applicazione della nostra bellissima Costituzione. In conclusione, tre termini per definire l'informazione oggi. Posso dire tre termini secondo me che dovrebbero rappresentare l'informazione. L'informazione ha tanti difetti, un po' come tutta la società, non è assolutamente... Naturalmente io sono stato molto generico, però dobbiamo cercare, ecco, di capire un po' le dinamiche che segue un direttore come lei. L'informazione deve essere libera, innanzitutto, deve essere coraggiosa e deve essere anche curiosa, che sembra tra, insomma, i tre aggettivi che ho usato, le tre parole che ho usato, forse quello più insignificante. In realtà forse è quello che è alla base di tutto. Senza la curiosità di andare a mostrare anche la faccia della medaglia o l'altro lato della luna, quello che non si vede, non si potrebbero scoprire tanti segreti che avvolgono la nostra società. Ovviamente per porli poi all'attenzione della cittadinanza,
abbastanza, serve, quindi dicevo, la curiosità, ma poi serve anche la libertà e il coraggio di raccontare anche laddove ci si scontra con dei poteri forti che poi in un modo o nell'altro provano a fartela pagare. E quindi da ultimo serve grande, grande dignità nel riuscire a poi tenere botta rispetto a quelle che sono le reazioni che inevitabilmente arrivano a chi prova a discostarsi dal sistema. Stasera per i due tenori alle Muse il piacere di avere un caposervizio d'eccellenza, un caposervizio del quotidiano del Sud che tanto ha dato anche alla nostra città, parliamo alla nostra Reggio, e che ora vede Cosenza come continuità di quello che è stato fatto qui. Un campano, un napoletano doc in Calabria che fa informazione. Difficoltà, pregi, difetti? Beh, io adoro il Sud e quando mi definiscono un migrante al sud gioisco. La mia esperienza qui a Reggio è stata entusiasmante, esaltante sotto tutti i punti di vista, in particolare dal punto di vista professionale. Reggio è una città molto ma molto difficile, dove c'è bisogno di una corretta informazione, perché troppe volte arrivano messaggi distorti, arrivano messaggi che non corrispondono alla realtà, soprattutto anche da parte di addetti ai lavori. Cosenza, ora guardo Reggio da Cosenza da qualche mese e ti devo dire che Cosenza è un passo, anche due passi più avanti rispetto a Reggio Calabria. Eppure siamo ancora in Calabria, ma Cosenza è riuscita a darsi un suo status di città che punta molto sulla cultura, che punta molto anche sulla vivibilità. Purtroppo qui mancano ancora tanti elementi per avere una città veramente al top. Non è un caso che ancora nelle classifiche anche di Italia Oggi purtroppo è ancora tra le ultime città come vivibilità. Oggi l'informazione come deve essere? Beh, l'informazione dovrebbe corrispondere innanzitutto alla realtà dei fatti e soprattutto dovrebbe essere obiettiva. Troppe volte uno si schiera da una parte o dall'altra e questo non è un bene per l'informazione. L'informazione deve essere asettica, deve essere un'informazione priva di qualsiasi coinvolgimento emotivo o di altro genere. Troppo spesso anche alcuni editori pilotano l'informazione al proprio uso e consumo. Ma la Calabria di che cosa ha bisogno in questo momento? Parliamo della Calabria perché insomma le città le conosce, quindi. La Calabria ha bisogno di una cosa molto semplice, quella maggioranza di persone oneste mettano una volta e per sempre in un angolo le persone disoneste, che sono una sparuta minoranza, ma purtroppo rendono ancora questa regione ostaggio in tanti aspetti, in tanti settori, dalla politica alla infrastruttura, all'informazione. Quindi c'è bisogno veramente di una nuova egemonia culturale che affermi le persone per bene ai posti che competono, anche le competenze ci vogliono, perché parecchie volte qua ci sono improvvisati, sempre in ogni settore, che purtroppo non riescono a fare il bene di questa città e di questa regione. Un titolo con cui in conclusione vorrebbe aprire il suo giornale come caposervizio, le piacerebbe scrivere un domani che cosa? Beh, Reggio come Pompei, 1 milione di visitatori all'anno. E nella serata augurare, insomma, noi avete visto domenica scorsa, tutti aspettavano questo appuntamento di stasera, che è un appuntamento un po' come diceva l'amico, che tra poco vi presento sopra le righe di un itinerario culturale che noi abbiamo iniziato il 23 ottobre, ma nei vari argomenti che diamo di conseguenza ogni domenica era importante cercare di capire e far dialogare quelle che sono le voci che in un certo senso animano il contesto sociale dove noi ci troviamo. Un contesto questo che è caratterizzato dalla pluralità dell'informazione, dove la stampa è sia su carta sia nel web serve
per fare discutere la città di quelli che sono i fermenti, ma anche per denunciare, ma anche per raccontare quello che è lo stato dell'arte. Allora io quando ho pensato di unire quelle che sono due forze che hanno poi identificato in un particolare periodo la città, e tra poco lo scoprirete perché, che poi si trova una continuità nell'altro personaggio che vi presento, ho pensato a due nomi importanti. Uno di questi è un personaggio che è abituato a denunciare attraverso la carta stampata in maniera forte, decisa e anche in maniera molto, come potrei dire, anche in maniera, ecco, si può gridare in maniera silenziosa, e lui riesce, tant'è che è diventato anche un personaggio televisivo, poiché detiene un po' la storia di questo profondo sud, lui che da campano si trova nella nostra Calabria, prima come capo servizio, e qui lo devo dire, di un giornale che quando nacquero le Muse nasce proprio questa testata giornalistica, il primo giornale che aiutò le Muse nel panorama dell'informazione fu proprio, all'epoca si chiamava Il Quotidiano della Calabria, oggi divenuto Il Quotidiano del Sud. Vi presento il dottore Michele Inserra. Poi, quando si controlla l'informazione, sapete benissimo che si controlla attraverso il web. Andiamo a guardare quelli che sono i siti che si trovano e che parlano della nostra città, della nostra provincia, della nostra Calabria, attraverso avvenimenti, fatti e situazioni. Direttore de Il Dispaccio. Amato, odiato, criticato, non criticato, ci sono tante cose che si potrebbero dire. Un applauso al nostro dottore Claudio Cordova. I due tenori, perché scrivendo si può urlare. Come animeremo la serata stasera? Io, sapete che sono un tipo un po' movimentato, non ogni tanto scendo, mi muovo, eccetera. Abbiamo qua il nostro Andrea al computer e su questo schermo che voi vedete c'è un poco di pensiero televisivo, tanto per intenderci. Noi daremo delle indicazioni. Michele mi guarda per dire, sapevo che il voto non era tranquillo, però è proprio pazzo. No, non sono pazzo. Allora, le fotografie sono state caricate da me non con una continuità, nel senso che io le ho messe così, vediamo che cosa capita in questo pastiche fotografico. La vicepresidente, la professoressa Teresa Polimeni, dice, speriamo che cosa abbiamo combinato stasera, mi sta guardando preoccupata, no? Vicepresidente, posso procedere? E allora, guardiamo la prima fotografia che riguarda... Ecco qua, dobbiamo andare, io ho la scritta, andiamo avanti, mandala, ecco qua, sinistra. Volevo mettere un simbolo politico, ma ho scelto le due parole sinistra e poi... Partiamo da questo argomento. Dico, sinistra italiana mi piaceva, sì, mi piaceva questa scritta, perché parliamo un poco di tutto, spostiamo leggermente il nostro video e diamo il microfono ai due tenori, i quali ci diranno man mano per argomento che andremo avanti quella che è il loro modo di pensare attinente all'argomento. Mi piace questa formula di sopra delle parti. Sapete benissimo che noi alle Muse non abbiamo mai fatto politica, abbiamo sempre ospitato tutti, però abbiamo anche parlato di politica, e do il microfono, il presente, come si suol dire, al nostro dottor Michele Serra. Innanzitutto buonasera e grazie a te per dato l'invito. Devo spiegare giusto poche parole per ringraziare il dottor Reggio, perché mi ha dato tantissimo, e è stata un'esperienza veramente esaltante, e mi auguro di trovare un giorno Reggio ai vertici delle classifiche per vivibilità, per turismo. È un augurio, perché altrimenti ogni volta che ritorno, come oggi, trovo sempre una città ancora troppo indietro, purtroppo. La sinistra,
Io non ho mai avuto un grandissimo rapporto con la politica, soprattutto, forse è un caso, quella di sinistra. Sono stata fino all'ultimo, guarda, fino all'ultimo processo, non è stata uno dei tanti processi in cui io, come il collega Claudio, siamo stati imputati, dove addirittura un personaggio della sinistra, che è consigliere regionale da Lucera, riesce a fare una forza di dichiarazione all'interno di un processo per farmi condannare. Quindi mi lascio immaginare già il tipo di rapporto che ho con alcuni personaggi della politica, e in questo caso della sinistra. Alcuni di voi si ricorderanno, anche se vogliamo chiamarla ancora sinistra, perché voi, io, questa cosa di sinistra e destra ormai, cioè, c'è una confusione tale che è difficile anche fare una separazione, non ci sono più le ideologie, quindi non c'è, è soltanto una questione di poltrone, di affari, e nulla più. Poi il caso eclatante che ti cito della sinistra, e che purtroppo è ancora, ritorno a Reggio, ma lo ritrovo ancora, siamo dietro le quinte, per una carica all'Izzi, no? Abbiamo denunciato quella sorta di anomalia in un concorso all'ospedale, e quindi si è scatenato l'ira di Dio. Abbiamo capito che c'erano dei personaggi molto vicini a Nacca di Carlizzi, erano all'interno di alcuni giornali, che hanno veicolato delle notizie false sui giornali, cioè sono uscite le notizie non veritiere sul concorso. Parecchie volte certe cose non vengono dette. Cioè, vi ricordo che su tutti e tre i giornali, compreso il giornale che io dirigevo qui a Reggio, sono uscite le notizie che erano tutt'altra cosa rispetto a quello che era avvenuto in tribunale. Io ho chiesto scusa in editoriale ai lettori per una cosa di cui io francamente non me ero nemmeno accorto, perché mi sono fidato magari di chi scriveva di giudiziare in quel momento, e quindi è ovvio che mi vado a fidare dei colleghi che scrivono all'interno di una redazione. Però ho visto che praticamente non sono state fatte i dovuti riscontri, e quindi può capitare questo naturalmente, ma deve capitare una volta, la seconda volta non lo fai capitare, quindi stai attento, no? Invece purtroppo si è capito che c'era un qualcosa che era l'intinto era. Quindi quando tu a un certo punto blocchi un determinato andazzo, diventi la pecora nera, sei l'amico, anzi, se vai contro la sinistra sei l'amico di Scopellini, se vai contro l'altra parte sei l'amico di Naccari, cioè, ogni volta è questa storia, no? Qua non siamo né amici né nemici di nessuno, qua siamo soltanto amanti della verità, quindi anche la sinistra se ne faccia una ragione. Claudio, no. Intanto buonasera, grazie. Io, per me è un ritorno, a volte ritornano, sembra una minaccia per voi, ma spero sempre di non annoiarvi. Innanzitutto con riferimento, ovviamente ribadisco, vi ringrazio, con riferimento alla politica, senza dire per chi, per cosa, invito chi non l'ha fatto di andare a votare al referendum, non importa a votare cosa, perché il voto è una delle poche cose che ci hanno lasciato per provare a incidere sulla nostra vita, e se ce ne freghiamo, ci freghiamo. Quindi a prescindere da quello che poi andrete a scegliere, vi invito ad andare a farlo, io l'ho già fatto. La sinistra, io non sono molto esperto di cose di sinistra, nel senso che l'ho votata talvolta, ma perché insomma dall'altra parte c'era un po' la banda Bassotti, quindi un po' per disperazione quasi, però non ne ho mai riconosciuto la superiorità morale che talvolta viene come dire nella vulgata tramandata. Io credo che il malaffare, che è quello di cui ci occupiamo,
perché scrivendo, occupandosi di giornalismo, scrivendo di cronaca a Reggio Calabria, piuttosto comunque in Calabria, difficilmente ci si occupa dei delitti passionali, ci si occupa di criminalità organizzata. Mi sembra purtroppo che l'argomento inglobi un po' tutto. E ho avuto modo di verificare come l'andrangheta, la criminalità organizzata, non abbia una ideologia, ma che riesca a, un po' come a prendere, ad avere la forma dell'acqua e quindi a spostarsi. Tra l'altro, voglio dire, anche recenti inchieste ci dimostrano come l'elettorato mafioso sia passato negli scorsi anni da una parte all'altra in maniera indifferente rispetto alle bandiere politiche, per andare ad amministrare potere, a gestire potere. Perché questa è una cosa che dico sempre: noi ci siamo visti, non so che giorno fosse, era ovviamente una domenica, l'ultima volta qui, ricordo che io, insomma, poi a un certo punto dissi: devo scappare perché c'è stata nominata la giunta regionale, mezza giunta regionale, che poi è stata spazzata via da un'inchiesta giudiziaria, giunta regionale di centrosinistra. È stato poi quei quattro assessori che furono nominati, peraltro dopo mesi di attesa, dice ci porteranno mi sa quale luminare, ci hanno portato persone che sono finite agli arresti domiciliari. Poi dicevo, il dato che emerge è che il sistema andrangheta, come lo chiamo io, è un qualcosa che va ben al di là delle ideologie, e che anche a dispetto di apparenti bandiere politiche, noi ci ritroviamo talvolta persone che si fanno, ripeto, apparentemente la guerra in consiglio comunale e che poi magari sono nella stessa azienda, sono nelle stesse società, si partiscono, si faceva riferimento prima ai concorsi pubblici, si dividono appunto le poltrone, perché poi andare ovviamente a ricoprire un incarico di primario piuttosto che di aiuto in un reparto importante degli ospedali, poco importa che siano di Reggio Calabria o di un'altra città, ovviamente conferisce prestigio e conferisce potere. Questo perché il sistema 'ndrangheta, e lo chiamerò per tutta la sera così, perché non è composto solo dalle persone che hanno determinati cognomi che tutti conosciamo, e che vi invito a nominare sempre con grande tono di voce. Si parlava prima di tenori e di alta voce. Noi abbiamo quasi un tic in questa città, che quando si va a fare un determinato cognome, anche se si sta parlando in strada, in due, non ci ascolta nessuno, determinati cognomi, si abbassa misteriosamente il tono della voce. Io a volte, parlando, mi dico: ma perché abbassi il tono? Siamo soli, cioè, qual è il problema? Non t'ho sentito. Ed è quasi un riflesso incondizionato, che però secondo me la dice lunga su quanto questo modo di pensare, questo modo di fare abbia messo radici e incancrenito la nostra società. Per concludere e passare alla slide successiva, la società è composta da persone che, e mi riallaccio a quanto ho detto all'inizio, come posso dire, vi invito a diffidare di chiunque si ponga alla vostra attenzione di centrodestra, di sinistra, e che spacci la propria persona come quella di una persona, insomma, al di sopra di ogni sospetto. Questa è la città, purtroppo, non del bianco e del nero, ma del grigio, in cui, e io lo dico, io mi occupo di cronaca nera e giudiziaria, quindi credo di avere, come dire, un patrimonio conoscitivo e accesso anche ad atti, a carte, che l'uomo della strada, gioco forza, non può avere. Ebbene, vi dico che io ho grosse difficoltà
talvolta a capire chi ho veramente di fronte, perché dietro a una persona, soprattutto se di potere, che ha ovviamente tutto un sistema relazionale alle sue spalle, si possono celare milioni di interessi, e poi vediamo come spessissimo dei miti si rivelano dei falsi miti, anche talvolta appunto della sinistra italiana. Slide successiva, prego, prego, facciamo la slide successiva, quindi funziona il sistema di questa slide che scandisce un po' l'argomento, perché dobbiamo cercare di... Il rapporto della televisione, la televisione, allora, perché abbiamo fatto questo? Perché praticamente la televisione serve ad amplificare o no determinate argomentazioni. Per quanto riguarda il dottore Inzerra, perché è ospite continuamente da Leonora Daniele oppure tanti altri volti che lo chiamano per situazioni che poi lui stesso ci dirà, e poi se a volte conserva quello che è la realtà delle cose. Di TV lui viene meglio rispetto a me. Mi raccontano di parlare della televisione in generale, perché poi c'è in particolare. No, beh, il mezzo televisivo è per me è fondamentale, soprattutto per risolvere determinati problemi, ma soprattutto per risolvere anche determinati casi di cronaca nera. Noi abbiamo avuto casi, come se ci fate caso, ci sono dei casi nazionali che poi arrivano una svolta, no? La rovina Biscaglia, cioè, io francamente mi appesantisce un po' vedere in TV sempre gli stessi casi, però quei casi, se vedete, parecchie volte trovano poi soluzione, no? Perché c'è un'attenzione particolare da parte delle TV nazionali. Ma nel momento in cui però fate citato i riflettori su alcuni casi che prima erano nazionali, all'improvviso spariscono dalla TV, perché rispondono a delle leggi di mercato, non tirano, e quindi vengono praticamente un po' alla volta, un po' alla volta, vengono offuscati quasi, e quei casi vanno dimenticati, e ce ne sono tantissimi, Allora, tipo quello di Kindamo, la signora Kindamo che è sparita da Vinco, se avete visto prima era sempre in TV, all'improvviso, mi dispiace, io è un caso che ho trattato, a un certo punto mi chiamavano sempre questa vicenda, l'ho fatto per 2 settimane, avevo difficoltà a dividermi con il Rai, e a un certo punto non si è trattato più questa cosa, e come è finita al momento Claudio è potuto eseguire, cioè al momento è senza alcuna soluzione il caso. Sì, però no, però se c'è l'attenzione di una TV nazionale, anche le procure hanno un'attenzione diversa, perché puntano comunque a risolvere la faccenda, no? Ne abbiamo altri casi, nel caso di Barbara Corpi, forse non vi dirà nulla su Barbara Corpi, ma a me mi ha portato un sacco di problemi questa storia, perché io mi sono occupato di donne ridotte in schiavitù e poi uccise, che è un pochino diverso dalla tipica violenza domestica, eccetera. Io parlo proprio di riduzione in schiavitù. Barbara Corpi era una ragazza che voi a Reggio forse la conoscete per riflesso, perché era sposato con Roberto Lo Giudice, famiglia Lo Giudice, Santa Caterina, vuol dire qualcosa, che era la cognata anche di Angela Costantino. Ebbene, io ho fatto dei servizi anche su questa donna sparita nel 2009, e appena si sono abbassati i riflettori, dopo un anno tutto archiviato, non sa nulla più. Quindi io mi sono preso un sacco di rane per questa storia, ho avuto problemi a non finire sotto casa perché il marito non voleva rotture, e quindi diciamo siamo stati cacciati anche in malo modo. Infatti c'è ancora un'inchiesta in corso su questi particolari, e poi mi auguro che giunga a conclusione questa indagine. Però per dirvi quanto è importante questo mezzo televisivo.
a volte anche per risolvere casi anche di povertà, anche casi di mala sanità. Per me è importantissimo il mezzo, e io quando posso cerco di proporre in Rai, almeno fino adesso, poi ci saranno dei cambi, per ora in Rai diciamo, e ho cercato di sollecitare determinati argomenti proprio perché potessero diventare dei cavalli. Poi purtroppo il mezzo televisivo parecchie volte diventa un boomerang, cioè diamo risalto a persone che non meritano risalto, cioè per niente proprio. Cioè quella, non so più il nome, specie di veggente, chiamata come vuole, scopre lì, della piana. Sì. Ah, io sono andato lì, mi hanno mandato, non ci sono andato, non ci sono andato, mi ci hanno mandato. 40 anni. Guarda, 19. Sì, sono andato a fare almeno 4-5 servizi per la Rai. Mi chiamavano, bisogna fare sta cosa. Cioè. Ero sempre molto disturbante, sempre, sulla vicenda. Però era un personaggio che ti portava ascolti. Portando ascolti naturalmente quello lì. Cioè, era sempre in scaletta. Tanto da diventare un personaggio televisivo. Madonna, dappertutto, il messaggio. Io sono stato, vi confesso che sono stato più volte anche senza TV, in separata sede, e non mi ha mai convinto quella storia. E tuttora oggi non mi convince, infatti non l'ho fatta più, non l'ho voluta fare più, proprio per questo motivo, perché non credevo a quella vicenda. Claudio. Ma io credo che inizio con una cosa che sembrava assolutamente fuori tema. Credo che noi in Calabria, a Reggio, abbiamo la sindrome dell'invasore. Ci sentiamo sempre che qualcuno venga a colonizzarci. Di conseguenza, quando una TV nazionale viene a occuparsi di casi, secondo me sempre troppo poco, ma viene a occuparsi di casi reggini e calabresi, noi abbiamo i reggini e i calabresi, soprattutto se fanno i giornalisti, che protestano, dicono: ma perché deve venire questo qui da Roma, da Bolzano, da dove diavolo viene, a raccontare i nostri fatti? Senza sapere, oppure sapendo e infischiandosene, perché poi alla fine della crescita del territorio interessa poco, che uno dei nostri più gravi mali, per quanto mi riguarda, è quello che in passato fu definito cono d'ombra informativo. Cos'è, secondo me? È che una stessa cosa, se avviene a Pavia, Parma, Brescia, ma scendo giù, Lecce, Taranto, scendo ancora più giù, Messina, Catania, ha sicuramente un impatto più forte sul nazionale rispetto al fatto che avvenga qui in Calabria. Il caso di Maria Chigno, io ho intervistato il fratello, è una donna, un'imprenditrice, quindi non stiamo parlando nemmeno di una, senza voler ovviamente fare alcun tipo come dire, di valutazione di merito, stiamo parlando di una casalinga, stiamo parlando di una imprenditrice che da 6 mesi è scomparsa nella piana di Gioia Tauro. Fosse scomparsa in Val d'Aosta o nella pianura padana, aprirebbe ogni giorno il telegiornale. È scomparsa nella piana di Gioia Tauro e non importa a nessuno. Ma questo è quello che dovremmo chiederci tutti e che dovrebbe chiedersi anche la stampa nazionale. Ovviamente la televisione, come diceva Michele, ha un impatto molto più forte perché ovviamente entra nelle case di chiunque, è diciamo gratuita, tra virgolette, nel senso non bisogna andare ad acquistarla in edicola, ci cade addosso, ecco, come meccanismo, basta accendere la TV ed entra nelle nostre case. Ma abbiamo tantissimi altri casi legati anche all'andrangheta, avvenuti anche questi nella piana di Gioia Tauro, ma voglio dire, caso che riguarda Maria Concetta Cacciola, una donna che probabilmente è stata sicuramente morta per ingestione di acido muriatico, secondo me è stata uccisa, spero che le indagini lo dimostrino,
ma fosse avvenuto a Palermo, ma qui saremmo a fare trasmissioni su trasmissioni su la barbarie della mafia siciliana, di Cosa Nostra che uccide le donne. È accaduto in Calabria e l'abbiamo raccontato noi, tra l'altro, insomma, in quegli anni in cui abbiamo lavorato insieme con Michele, anche scontrandoci con tutta una serie di stampa, tutta una serie di informazione che anziché prendersela con i mafiosi se la prendeva con i magistrati rispetto al destino di questa donna. Ma sul Nazionale se ne è parlato uno, due giorni e poi tutto è scomparso. Quello che il caso Pallara, fosse accaduto un caso del genere al comune, ma ripeto, non cito i comuni grandi perché voglio dire non reggerebbe il paragone col comune di Milano o di Roma, ma parlo sempre di quelle cittadine che ho nominato prima. Cioè, Reggio Calabria, guardate, è una città di quasi 200.000 abitanti, cioè non è un paesino, come diciamo, di quattro case e un forno. Poi e come mentalità sia un paese travestito da città, questo magari se c'è qualche slide successivo ne parliamo, ma sotto il profilo della grandezza, diciamo, della popolazione, è una città, credo che sia tra le prime 10-15 d'Italia. Vabbè, insomma, ho capito, 21esima, ho detto 15, non ho detto la terza d'Italia, quindi insomma, ho sbagliato di 5. Dicevo, la cosa che non ci fa crescere è questo, sempre per usare un termine terra-terra, cantarcela e suonarcela tra di noi, tra queste quattro mura. La Sicilia, che è un territorio molto difficile come il nostro, che ha tanti problemi simili ai nostri, è riuscita ad avere un miglioramento pur mantenendo grandi problemi, ma è riuscita ad avere un risveglio della società civile quando è diventato un caso nazionale, cioè quando per anni ha aperto i TG. Ora, fin quando noi continueremo, e lo dico in primis alla classe giornalistica, fin quando continueremo a vedere l'inviato di non so quale trasmissione, piuttosto che chi prova a mettere in piedi un programma televisivo di respiro nazionale in Calabria come l'invasore, come quello che viene, racconta una cosa e puntualmente si alzano i miei colleghi: ah, ma io questa cosa l'avevo scritta 5 anni fa, ho capito, l'avevano letta 100 persone, la racconta quest'altra persona, la vedranno 100.000 persone, ed è un grande miglioramento. Noi potremo, ripeto, fuoriuscire dal provincialismo, anche dalle dinamiche che ci soffocano, solo quando riusciremo ad aprirci. E riusciremo ad aprirci, e concludo cercando, perché mi riallaccio a quello che diceva in conclusione Michele, ovviamente cercando di dare un'informazione seria, un'informazione che non vada dietro degli impostori come poteva essere quella persona della Piana di Gioia, ma ce ne sono molti altri. Questo ovviamente passa da un senso critico che in primis deve essere ovviamente del giornalista che è operatore del settore, ma che passa anche da voi, perché noi, io dico sempre, noi senza di voi non siamo assolutamente nulla. Montanelli diceva che insomma l'unico padrone deve avere un giornalista è il lettore. Noi vediamo come anche qui, forse ci saranno altre slide, come spesso l'informazione risponda a ben altre logiche, che sono quelle anche di come dire, altro slide, dalla TV nazionale alla TV locale. Dottore Izzerra, TV locale, la prenda a volo. Beh, la TV locale, per me è una TV vergognosa, il Reggio TV, consentitemi di dire, io non utilizzo mezzi termini, non riesco, e purtroppo non mi è per nulla simpatico il suo lettore, ma per tanti buoni motivi, Si chiama Edoardo Lambertini, un personaggio che andrebbe mandato via da questa città. Lui lo annuncia sempre, ma non va mai via questo signore, mai.
quindi lo dovete sopportare, mi dispiace per voi, io non lo sopporto più perché per fortuna non ci sono, non ci sono la febbraio. Cioè, ma voi riuscite a vedere una TV? Io ho riscoperto molto Berlusconi grazie a questo personaggio, l'ho rivalutato per un semplice motivo, perché Berlusconi non si è mai permesso, mai, di togliere il manifesto all'unità da Canale 5, dalla rassegna stampa. Ebbene, questo signore, siccome era stato denunciato da me, diciamo, e anche sotto inchiesta dalla procura per, se vi ricordate, il caso dell'inchino a San Procopio, dove lui è anche sindaco, e quindi in quel momento mi è finito sotto inchiesta, ho fatto la denuncia. Lui naturalmente ha armato tutti, ha detto il TG3 che dà la notizia, Claudio, lui fa, dà la sua versione dei fatti, il prete ha la sua versione dei fatti, mi accusano, ma io non vengo mai sentito. Lavoro da tour terremoto. Ma è la forza della politica questa? Ma non solo. È la forza della ricchezza, è la cosa. Praticamente i colleghi che lavorano pure anche in questa TV fanno il CDR, il comitato di redazione, e fanno un comunicato contro di me. Cioè, io non avevo fatto altro che fare il mio lavoro. Però vi dico ancora di più, e questa cosa mi insospettisce non di poco. Siccome lui è sotto indagine per calunnia aggravata dalle modalità mafiose nei miei confronti per aver agevolato col suo modo, col suo modo di, con il suo atteggiamento il clan Alvaro, questa è l'accusa da parte della, della procura, sono passati 2 anni e mezzo però. Io sto attendendo ancora giustizia dalla procura, sto ancora attendendo di essere sentito dalla procura. Io voglio capire per quale motivo io mi sono presentato in procura, ho denunciato tutto, nome, cognome, indirizzi, numero di cellulare, 2 anni e mezzo, tra poco andrà probabilmente in archiviazione questa inchiesta. Secondo voi una persona che va a denunciare e vede un atteggiamento del genere, che cosa deve fare? Mi devo andare a incatenare? Io sono anche pronto a farlo e non ho problemi, perché io sono stato denigrato e insultato fuori di Reggio, che è la merda di Castronuovo, e lo dirò in tutte le sedi immaginabili e possibili. Quando si verifica questo episodio, quando si verifica questo, una persona che voi non avete mai eletto, cioè tra l'altro questo qua non è mai stato eletto nemmeno dal popolo, cioè era assessore di Valcomatà e mai eletto, era assessore della provincia e mai eletto. Ah, è stato sindaco a San Procopio. E com'è stato sindaco a San Procopio? Scusate, una sola lista, ma la lista civetta dove ci sono dipendenti del suo centro De Blasi, della sua TV, e questo è quello che è stato eletto. Ok? Io lo dirò anche apertamente, tanto non è che il problema è che questo è quello che si vuole considerare. No, prego. Però allo stesso tempo non attaccatevi ai nomi che vengono fatti, perché è evidente che nel momento in cui si fa un ragionamento si deve anche andare a fare qualche esempio, altrimenti parliamo di massimi sistemi, filosofeggiamo. E... la realtà della città è agli occhi di tutti, non è che stiamo dicendo favole. Quindi voglio dire, il nome che ha fatto Michele, che potrò fare io, sono delle... degli strumenti che utilizziamo per provare a dimostrare che non stiamo raccontando romanzi, cioè che non stiamo raccontando la trama dei nostri romanzi che scriviamo la sera e che poi pubblichiamo, ma che raccontiamo fatti che sono, come si diceva, come dire, oggetto, personaggi che sono protagonisti della nostra città. Quindi i nomi non sono fatti perché a me piace nominare Naccari piuttosto che Falcomatà, piuttosto che, nel momento in cui faccio un ragionamento mi serve per
come dire, appunto corroborare quello che dico. Io prima non ho fatto il nome, quando ho detto che è indagini recenti, ma lo faccio adesso anche perché così, insomma, per attirarmi anch'io un po' di malcontento, perché capisco che possa essere un pugno nello stomaco per questa città. Ma una delle recenti inchieste della Procura di Reggio Calabria dice testualmente così, testualmente, diciamo, forse qualche parola mi sfuggirà, ma sarò molto preciso. Nel 2001, nel 2002, scusate, quando si è votato, l'elettorato mafioso di Falcomatà si è spostato su Scopelliti. Questo lo dice un'inchiesta della Procura di Reggio Calabria. Ci può piacere o no? Possiamo essere, come dire, tristi quanto vogliamo che si dica in un atto giudiziario quello di un sindaco, capisco, amato come Falcomatà. Mi permetto di dire che anche Scopelliti si ha preso il 70%. In una determinata fase è stato amato, a meno che non vogliamo dire che il 70% sia tutta andrangheta, l'avranno votato anche persone, ritengo normale. Senza mai ballottaggio in questa città. Ma questo, allora, ma secondo voi perché Reggio Calabria non ha mai avuto un ballottaggio? Perché gli equilibri sono già preesistenti prima. Ben prima del momento del voto. Reggio Calabria, una delle cose. L'ha detto chiaro, l'abbiamo capito. Che la mafia non ha colore politico. È chiaro che poi sponsorizza chi a quel momento è più forte. È normale, normalissimo. Ma l'ha detto l'esercito allegati dei voti che si porta dietro. E la mafia vota chi ritiene che è più colore. Secondo me è questo. Allora io vi vorrei dire questo, è chiaro che gli interventi sono utili, noi stiamo facendo per merito di pure le riprese, se parlate sovrapponendovi, poi io invece mi chiamerò e potete parlare al microfono, così viene registrato meglio anche per la televisione e il dialogo è più aperto, perché tante cose ci sarà il momento pure per controllare, altrimenti non riescono loro a parlare, viene tra l'altro una registrazione diciamo anche sbagliata delle cose che vanno dette. Grazie, vi chiedo scusa, però purtroppo dobbiamo fare così. Solo per concludere, guardate, noi non facciamo politica, quindi non ci sottraiamo al confronto, quindi sì, per me possiamo stare anche fino a domani a confrontarci. L'unica cosa, cerchiamo di, fatemi finire il concetto, per quanto possa sembrare risibile e grottesco ad alcuni occhi, ma fatemelo almeno finire. E quindi dicevo, Reggio Calabria secondo me deve anche qui, per poter provare ad avere un miglioramento, iniziare a non aver paura, a guardare le cose con gli occhi, diciamo, priva di filtri, e a chiamare le cose con il proprio nome. Quello che ho appena detto, come dicevo, può essere qualcosa di spiacevole, ma è qualcosa che allo stato attuale è qualcosa di molto concreto. Se poi per poter parlare di un fatto dobbiamo attendere, si diceva non c'è una sentenza, dobbiamo attendere la Cassazione, se volete appoggio il microfono, ci rivediamo tra 15-20 anni e parliamo del fatto quando arriva la sentenza della Cassazione. Noi stiamo parlando di fatti, i fatti continuano a esistere anche se se un giudice impiega 20 anni a fare una sentenza, anche se ci dice che quel comportamento non è un reato, il fatto continua a esistere. Io faccio sempre un esempio, giusto anche per parlare, perché mi sembra che parlo male solo di Falcomatà padre. Fare i tornei di poker sportivo a Villa Zerbi, fatto dall'amministrazione Scopelliti, non è un reato, ma è qualcosa che fa schifo e non è un reato. È una cosa disgustosa fare i tornei di poker sportivo in un edificio bello di pregio come Villa Zerbi.
non è un reato, costava 1.000 euro al giorno, non è mai stato fatto nemmeno un processo, un'indagine non è mai stata fatta, perché probabilmente non è, anzi sicuramente non è un reato, ma è qualcosa di assolutamente disdicevole, qualcosa credo su cui nessuno può essere d'accordo, e quindi siccome non c'è una sentenza non ne dobbiamo parlare. Non c'è un reato, non c'è una sentenza. Sì, ma se non c'è un reato c'è un fatto, però i fatti esistono anche se non arriva un giudice, se non arriva un'indagine, sono fatti e possono essere assolutamente, come dire, degni o indegni. Per dire anche due parole sulla TV, sulle TV locali, dato che la slide è questa, ma veramente un minuto, le TV locali hanno secondo me il grave difetto che hanno un po' tutti gli organi di stampa locali, ovvero sia quello di non essere indipendenti sotto il profilo economico. Mi spiego, la dipendenza sotto il profilo economico, che quasi sempre è dipendenza o dai grossi gruppi commerciali e imprenditoriali o peggio ancora dalla politica, perché gli organi di stampa locali vengono foraggiati, basta andare a guardare su internet il BURC, che è il bollettino della regione Calabria, dove vengono inserite tutte le spese erogate dall'ente, nel momento in cui stanno in piedi sostanzialmente non grazie ai propri meriti. Le regole del mercato ci dicono che se un giornale, un sito, una TV ha audience, ovviamente audience per la TV, vendite per il giornale, visite per il sito internet, è chiaro che è più probabile che abbia tanti sponsor, perché è un giornale seguito e quindi che vada avanti con gli sponsor. Nel momento in cui ci sono giornali cartacei che non compra nessuno, TV locali che non vede nessuno, piuttosto che siti internet che non clicca nessuno, e che però poi andiamo a vedere sul BURC di cui parlavo prima, che hanno 50.000, 70.000 euro annui dati dalla politica, soprattutto regionale, in passato è avvenuto anche con la politica comunale quando ancora c'era qualche soldo nelle casse, è evidente che non potranno essere degli organi di stampa liberi, perché per l'appunto vivono solo ed esclusivamente grazie alla politica, ed è impensabile che vadano a fare le pulci alla politica stessa, all'assessore stesso che li ha foraggiati tutti questi soldi. Quindi, e concludo, fin quando TV locali, ma ripeto, un discorso si può fare su tutta l'informazione locale, non sarà indipendente sotto il profilo economico, non si può pensare, cioè è assolutamente folle credere che sia indipendente sotto il profilo poi, come dire, deontologico e professionale. Altra slide, andiamo avanti, così vediamo qual è l'altro argomento, così scandiamo, ecco, questa è l'informazione, possiamo andare avanti, di cui abbiamo un po' detto, andiamo avanti così lo potranno unire l'argomento, la nostra regione. Ecco. Beh, prima sentiamo tutti, io ho vissuto 5 anni e mezzo a Reggio, 2 anni e mezzo di quando ero l'opride, e da febbraio a Cosenza, credo di non solo calabrese, quindi ho un occhio proprio molto esterno, cioè è come voi riuscite a vedere meglio di me Napoli, magari Castellammare, Sorrento, magari non riesco a notare delle sfaccettature. Cosenza è diversi passi più avanti rispetto a Reggio. E il primo sintomo di superiorità, se vogliamo dirla in questo modo, lo vedi dalle strade. Pulite. Tutte le notti c'è un camion che mi sveglia, ma sono contento che mi sveglia, passa sotto casa, pulisce le strade, la strisce pedonale tutte sempre ben fatte. È una cosa, c'è un'attività culturale, l'asfalto sempre, cioè c'è stata una piazza sotto casa che praticamente era a febbraio
non era ancora, era proprio in fase embrionale, e tra poco la inaugurano. Cioè, una piazza con parcheggi sotto, cioè, sta per essere inaugurata. Io qua ho lasciato il corso Garibaldi e me lo ritrovo ancora. Ci saranno 10.000 problemi, scale, non so quanti problemi avrà questo corso. Però ormai 2 anni, 3 anni si lavori. Palazzo di giustizia, ci sta di tutto di più. E poi Cosenza, che è ancora Calabria, riesce comunque a dare un'attività anche anche dei diversivi, delle strutture per i ragazzi, per il teatro, vai a Rennes, Rennes è proprio attaccato, la parte che la città è un altro mondo. Io l'altra volta sono andato al teatro dell'Unica, quello grande, però c'è, io ho scoperto c'era anche un altro piccolo di teatro, il Rendano? No, il teatro dell'Unica, oltre al Rendano è la struttura per eccellenza, però ci sono altri due teatri. Il teatro dell'acquario, un teatro di sperimentazione importantissimo. Uno è chiuso. Ho aperto per Renzi. E lì c'è uno dei teatri, sono andato a vedere Filomena Martorano, che sono molto appassionato di teatro napoletano. E quindi sono andato lì, ho visto un teatro che non è all'avanguardia, era di bellissimo, è una struttura che io sono rimasto spavordito. Per realtà. Dopo l'intervento. Ora il discorso, perché Reggio Calabria non decolla? Lo dovremmo domandare a persone come Lambert, che sa che danno a favore. Parecchie volte, purtroppo, dietro all'incapacità politica, uno mette avanti l'alibi dell'andranza, la pressione, sì, ci sta l'andranza, però non possiamo continuare a dire se è soltanto ci sta l'andranza e qui non si può fare. Parecchie volte dietro a questa scusa c'è un'incapacità amministrativa, oppure c'è anche altro, ci sono anche degli affari che parecchi pensano soltanto a proprio darlo conto, non a caso in provincia di Reggio Calabria parecchi comuni sono sciolti, ma non è un caso che a Reggio Calabria, a provincia, ci sono tutti questi comuni sciolti e in provincia di Cosenza, faccio perché è la realtà che sto vivendo, quindi è l'unico, è il metodo di paragone che riesco a fare. È difficile trovare un comune sciolto con mafia, perché non c'è la mafia, no, c'è probabilmente allora io mi sono posto riflessioni, no? O ci sono gli organi giudiziari che non vedono e a Reggio si vedono di più, oppure lì hanno più anticorpi gli amministratori a respingere determinate ingerenze all'interno dell'amministrazione. Ma perché lei ha dimenticato Reggio, il comune, diciamo, chiuso per mafia? Reggio per mafia. E il consiglio comunale chiuso per mafia a Reggio. Questo è stato uno dei. Io purtroppo ho vissuto tutte le fasi un po' storiche, perché la prima volta che un comune, una città metropolitana oggi, viene sciolto per mafia, è una cosa brutta da digerire e anche brutta da scrivere, per noi. Cioè, per me è stata una cosa da capo servizio di una città importante, sciolto per mafia, per me non è stata una bella cosa. Ve lo confesso da non reggino. Io ho provato tanta amarezza, perché parecchie volte sentire Reggio e mafia, cioè, che poi chi la vive sa benissimo che c'è una grande maggioranza di persone che purtroppo troppo spesso o resta spettatore o si fa i fatti propri o non agisce, e quindi e c'è soltanto una parte che riesce a reagire, ma è una parte purtroppo inconsistente per essere per contrastare
Ma esiste anche la paura, chi non ha il coraggio di non lo può far venire. Le cose, allora io le porto. Poi ha sentito Grattere. Le porto un esempio del. Ha sentito Grattere le da Cortanto, la prima città. Come Draghi, le cose non si fanno singolarmente, le cose non si fanno singolarmente, le cose si fanno in gruppo. Perché se le fai singolarmente resti da solo e diventi bersaglio. Questo non vale soltanto per il commerciante che denuncia. Quello, questo aspetto, Claudia, noi lo sappiamo benissimo, riguarda anche i giornalisti che vengono isolati. Perché a volte non c'è bisogno della macchina incendiata, il proiettile, questo e quello. Cioè non è quello. Parecchie volte si vive un isolamento e una delegittimazione che avviene da parte anche di altri giornalisti che delegittimano, e questi non fanno altro, in buona fede o non, a fare il gioco delle mafie. Però dottore, posso dire una cosa importantissima, che noi l'altra mattina siamo stati proprio a scuola, no? Una scuola dove vive l'Ugheria, che è l'Alvaro Gebbione, dove abbiamo aperto questo sportello di ascolto per i ragazzi che vivono disagi, che vivono delle difficoltà. E allora io ho detto ai ragazzi questo, perché bisogna lavorare tra i giovani per prevenire questo male enorme che non si riesce a sradicare in nessun modo, che è appunto il fenomeno della mafia e dell'andrangheta, che essere mafiosi non vuol dire solo appartenere a un gruppo, ad una cosca, ma l'essere mafiosi sono anche gli atteggiamenti, no? Che molte persone hanno, la prepotenza, l'arroganza, il sopruso, l'avere tutto perché a loro è dovuto. Sono anche questi atteggiamenti che vanno contrastati, perché sono atteggiamenti di prepotenza, di arroganza, quindi è mafia anche questo, secondo me, ed è questo che bisogna anche dire. Se volete parlare, scusami, una prego, se no. Rispondo alla signora. Signora, Reggio non decolla per colpa nostra, è tutto qua. Cioè, potrei adesso già passare la parola, perché se eleggiamo politici cialtroni piuttosto che mafiosi, piuttosto che incapaci, perché voglio dire, l'incapacità non fa talvolta meno danni della disonestà. Noi a volte raggruppiamo tutto, ci portiamo avanti un lavoro, quindi eleggiamo cialtroni, mafiosi, incapaci, giusto per non farci mancare niente, ma è colpa nostra. Noi abbiamo, secondo me, l'andrangheta in questo momento ha vinto su una cosa fondamentale, ha vinto su tante cose, perché è ricca, eccetera, eccetera, ma la più grande vittoria dell'andrangheta, secondo me, è stata quella di disgregare la nostra società. Cioè noi non abbiamo più neanche voglia di stare insieme, di che abbiamo perso quei vincoli fiduciari su cui una società si deve necessariamente poggiare. Cioè non ci si fida di nessuno. Esattamente. Ora, tutto questo in una città come Reggio Calabria, solo apparentemente dobbiamo credere che che il controaltare sia la forza muscolare dell'andrangheta. Si parlava prima di paura. L'andrangheta, il sistema andrangheta, proprio perché sistema andrangheta, solo in extrema ratio usa ormai la forza fisica e muscolare, solo quando proprio non, cioè, si è trovato di fronte un muro, e un muro può essere il giornalista, il commerciante, usa la corruzione. E il professor ce lo dice anche un collaboratore di giustizia, con riferimento ai giudici, diceva: ma noi che bisogno avevamo di ucciderli i giudici? Noi o li compravamo o li isolavamo. E questo non vale solo per i giudici, vale, come diceva Michele, anche per i giornalisti, ma potremmo dire per ogni figura professionale, perché nel momento in cui chiunque si discosta dal sistema viene isolato e delegittimato. Però
per esempio, un commerciante non vedrà più i clienti entrare all'interno del proprio negozio, un giornalista verrà infangato, delegittimato dai suoi stessi colleghi. A me è capitato di partecipare a incontri un po' come questo, a me un po' non è che freghi mai molto di finire sui giornali, però mi è capitato di vedere l'articolo e la foto su quell'incontro, non ero nominato e la foto era tagliata esattamente, diciamo, prima che fossi seduto io. Ogni tanto li prego perché mi fanno sedere al centro, quindi è un po' un casino tagliarmi, quindi, però quando sono, diciamo, seduto stasera non c'è problema, infatti questo accade ovviamente anche con i professionisti che nel momento in cui appunto si discostano dal sistema 'ndrangheta finiscono di lavorare, vengono additati, vengono investiti dal vento della calunnia. La stessa inchiesta che citavo prima e nominavo prima ci dimostra una cosa che secondo me è paradigmatica, ci fa capire quanto la nostra 'ndrangheta sia avanti rispetto alle altre forme di criminalità organizzata. Noi abbiamo scoperto, sto dicendo, la più grossa balla della serata, perché noi sapevamo che Reggio Calabria è governata dalla massoneria, dalla massondrangheta, e ci siamo come sempre girati dall'altra parte. Fortunatamente è arrivata, seppur un po' in ritardo, la magistratura e ce l'ha detto, e quindi ora lo diciamo tutti. Io personalmente ho scritto un libro che si intitola Il Sistema Reggio nel 2013, e in cui già provavo, ovviamente con gli strumenti che ho, non avete idea quanto mi piacerebbe poter intercettare la gente, no? Purtroppo non lo posso fare, e quindi con gli strumenti che ho provavo a descrivere quella cappa che c'è su Reggio Calabria, quella cappa di massoneria e 'ndrangheta, di ambienti che si abbracciano e si intrecciano tra di loro. Ebbene, in questa indagine, quando questa associazione segreta che governerebbe Reggio Calabria doveva sostanzialmente far fuori una funzionaria regionale dei beni archeologici, beni architettonici, che si opponeva a un progetto, ma secondo voi cosa ha fatto? Le ha sparato? No. Le ha bruciato la macchina? No. Le ha mandato una lettera minatoria? Nemmeno per niente. Ha fatto due cose: ha organizzato una campagna di stampa per calunniarla e ha preparato un esposto totalmente infondato da depositare in procura per farle acquisire lo status di indagata, perché voi sapete che se domani Michele o Peppe mi denunciano in procura dicendo che io scippo le vecchiette, io per sei mesi, per un anno, dipende dal tempo, insomma, io sarò indagato con l'accusa di essere uno scippatore di vecchiette. In quest'anno chiunque voglia ovviamente farmi fuori e delegittimarmi se scrivo un articolo che non piace, ma chi l'ha scritto Cordova, ma chi lo scippatore di vecchiette? E questo ovviamente ha molta più efficacia di una intimidazione muscolare, perché se a me domani arriva una lettera anonima o un proiettile, io divento un martire. Io domani potrò dire che l'acqua non è bagnata e poi qui sarete a dire: oh ragazzi, però me l'ha detto Cordova che insomma ha subito quello che ha subito, c'è da crederci che l'acqua non è bagnata. Di conseguenza, e concludo, quanto sia sottile la nostra 'ndrangheta, noi lo capiamo esattamente da queste cose. Noi fortunatamente, ovviamente, non ci sono più i morti per le strade, ci sono, come dire, danneggiamenti, ce ne sono, ma sempre pochi, tra virgolette pochi, rispetto alla forza dell''ndrangheta e a quanto controlla l''ndrangheta. Perché? Perché evidentemente tutto fila liscio per come deve andare, quindi non si spara perché le dinamiche criminali sono
già tutte ben incastrate, non si fanno saltare in aria i negozi perché probabilmente tutti pagano o tutti comunque riescono a stare dentro al sistema 'Ndrangheta, e questo è molto preoccupante. Io credo che siamo una città che è soffocata dalla pax mafiosa. Scusatemi, altra slide, dopo che la 'Ndrangheta ormai è quella dei colletti bianchi, non è più la 'Ndrangheta rude di una volta. Mi darebbe il microfono tra poco, che sono finite quasi le slide, scusate. Allora, parte di nuovo Claudio, perché questa è la D, che cosa rappresenta questa D, e poi ci sarà pure per sembra di conoscere, siamo quasi. Ma il dispaccio è una, anch'io diceva Michele, ho diciamo, ho detto, ho vissuto alcune fasi cruciali della recente storia reggina e calabrese. Il dispaccio nasce nell'aprile 2012 e sei mesi dopo, io che insomma già lavoravo da diversi anni ma non avevo esperienze di direzione, e molti colleghi che erano alla prima esperienza lavorativa, ci siamo ritrovati a dover fronteggiare lo scioglimento del comune di Reggio Calabria dopo appena 5-6 mesi, perché è stato a ottobre, quindi insomma 7. E è un giornale che è un giornale online che noi abbiamo stiamo portando avanti, stiamo provando a portare avanti tra tante difficoltà, cercando di rispettare un po' delle cose che io vi ho detto stasera, che poi io cerco di, diciamo, ho un caratteraccio, però cerco di razzolare meglio di quanto predico. Io prima vi ho detto che il problema della stampa locale è quello di essere succube della politica, in primis economicamente e poi ovviamente nei fatti. Noi fin da subito, da quando è nato il dispaccio, abbiamo rifiutato, nel senso, li abbiamo richiesti, e quando c'è stata fatta richiesta abbiamo rifiutato di accedere ai finanziamenti pubblici. Noi proviamo a sostenerci con gli sponsor e con le donazioni dei nostri lettori, perché crediamo, questo lo dico al di là dell'informazione, che la libertà passa dalla libertà economica. Reggio Calabria, la Calabria, per molti versi non sono realtà libere, soprattutto dalla politica e dalla mala politica, perché dipendono dalla politica. Noi abbiamo una società che è fondata sul pubblico, in cui lasciamo perdere i dipendenti pubblici, ma in cui tutto il, come dire, il corollario che gira attorno alla politica, l'indotto, quello che in termine tecnico può essere chiamato indotto, che è fatto di collaboratori, portaborse, consulenti, chi spera in un incarico, eccetera, 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 vive grazie alla politica. Senza voler fare politica, perché non mi importa nulla, vi siete al di là, l'ho scritto qualche giorno fa su Facebook, al di là dei soggetti, delle persone che talvolta sono assolutamente improponibili e improbabili, vi siete chiesti perché a Reggio Calabria e in Calabria una forza come il Movimento 5 Stelle, e ripeto, non sto dicendo, non mi interrompete, perché non sto prendendo il tifoso del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle, che nasce come una forza che odia la politica, in Calabria prenda il 3% e a Reggio Calabria l'1%. Io, al netto, ripeto, di scelte sbagliate, di persone inadeguate, mi sono dato una spiegazione che Reggio Calabria e la Calabria amano da morire la politica, perché grazie alla politica campano. Ed è questo il vero problema, di non avere una libertà economica e individuale. Prego, prego. Una libertà economica e individuale che poi ci porta a fare scelte consapevoli, a anche rifiutare il compromesso, a rifiutare la raccomandazione, perché guardate, io lo dico sempre nelle scuole soprattutto, la raccomandazione
o meglio, laddove non emerge il merito, ecco, quello è il primo gradino dell'andrangheta, della cultura mafiosa. Possiamo dire tanto. Perché noi avremo medici incompetenti che sono messi lì perché appartengono al sistema, avremo professori analfabeti che sono messi lì, eccetera, eccetera, e tutte le figure professionali. Noi, per concludere, anche perché parlare diciamo di me stesso non è che mi piace nella molto. Scuola lo stiamo vedendo con i bonus che vengono assegnati a colleghi che non sono mai venuti a scuola. Il dispaccio prova a star fuori da tutte queste, queste dinamiche, tanto è vero che a me nel giro di 8 mesi hanno detto, al di là di tutti i problemi più o meno, come dire, di intimidazioni, ecco, e di minacce, a me nel giro di 8 mesi mi hanno accusato di avere la tessera del PD, e recentemente ho letto tra i commenti, noi abbiamo una pagina Facebook di un tizio, commentava un mio articolo, vabbè, ma Cordova si sa che è filofascista. E io capisco il trasformismo, che insomma, voglio dire, è il pane quotidiano della... però dal... No, devo dire la verità, non sapevo per quale delle due offendermi di più, per essere il PD o più un fascista, però è assolutamente, come dire, indicativo del fatto che per andare a colpire qualcuno, per disinnescarlo, lo si debba etichettare in qualche modo, ed è la cosa meno grave, ma la cosa più grave è appunto infangarlo, delegittimarlo e isolarlo, perché come diceva prima Michele, se si è soli, se si è dei bersagli, se si riesce invece a riacquistare quello spirito di comunità, cioè noi, c'è un film, forse l'avevo detto anche l'altra volta, c'è una frase di un film che dice: noi o risorgiamo ora come collettivo o saremo annientati per sempre. E credo che sia lo specchio di Reggio Calabria. Altra slide, non so se c'è la cui del quotidiano, c'è la regione, ma possiamo andiamo, ecco, Grigio, poi tu dirai, parlerai dell'acqua dopo, in modo che Grigio, questo Grigio faceva riferimento semplicemente, tranquillo, all'aria grigia, perché è chiaro che io dovevo trovare un'identificazione. È un brutto colore perché lo vediamo sempre, perché Reggio Calabria botta dal grigio, ci ha nauseato. Abbiamo il sole. Allora, prego. Il grigio non dovrei dirlo proprio stasera, però il grigio non è proprio un bellissimo colore. C'è bisogno di posizioni nette in tutti i casi, quindi io non ho mai adorato queste persone, riescono a stare con 10 minuti una sola scarpa, no? Vi parlo anche di, soprattutto degli ambienti che frequento, soprattutto il mondo della stampa, eccetera, cioè, parecchi riescono a starci anche per bene quando ci vengono la scarpa, comunque campano, per cioè, male sono sempre in circolazione, ho visto persino il Rai, ho visto personaggi che oggi c'è stato il governo di destra, i fratelli del governo di sinistra stanno sempre al top, noi qua come abbiamo avuto qualche piccolo intoppo, siamo andati a finire nell'angolo. All'improvviso, purtroppo a Rai mi si può negare che c'è una forte influenza politica, mi può negare questo, cioè. Io non lo nego, perché io mi occupo di principalmente di casi giudiziari, diciamo che relativamente lo avverto, ma certe scelte sono molto politicizzate. Io ho avuto un collega, non faccio nome, deve abbandonare, cioè Dio, non è regino, quindi cioè ha avuto addirittura, non mentre altri aspettavano un contratto, questo ne aveva tre. Ed è sempre, presente, in TV, eccetera. Poi vai a scuola e dici, ma chi è questo? Allora, i classici tipi di papà, no? Io a me rode molto, per me, io provengo da quartieri molto umili, da una famiglia molto molto umile, una zona disastrata,
sono salvo, potevo pure scegliere di stare altrove. Ho avuto per fortuna una famiglia che seguito, anche essendo da solo, no? Potevo fare una scelta, tutti i vicini hanno la motocicletta, hanno la macchina, hanno di tutto di più. Potevamo scegliere. Il primo morto che ho visto è stato mio padre, avevo 5 anni, davanti ai miei occhi, quindi è il primo morto che ho visto. E vi confesso che è facile cadere nella tentazione, dici, mo vado all'altra parte, faccio vedere adesso chi sono. Cioè, ci sono dei periodi di sbarramento, perché tu parli comunque di un ragazzino, no? Un bambino, che si trova a competere in un rione per strada con altri ragazzi che per fortuna l'hanno fatto. E poi incontri il figlio del papà che ti sorpassa ultimamente. Oh, figlio del papà intendo dire dei personaggi che hanno già dei futuri preconfezionati e già sanno che cosa fare, che secondo me non hanno nemmeno emozione, cioè non c'è nemmeno l'emozione di rincorrere un sogno, i sogni sono una cosa particolare, possono anche non avverarsi, però bisogna tentare, cioè bisogna tentare, rincorrere fino a che puoi, poi nel momento in cui non c'è, io lo confesso anche a chi mi a volte mi sta vicino, io nel momento in cui, quel giorno in cui mi accorgo che non ho più emozione per fare questo lavoro, metto la tastiera al chiodo a sera e alla mattina mi sveglio e dico, beh, voglio ritornare alle mie origini. Quali sono? Quella della montagna, la passione mia, la fattoria, io da piccolo sognavo andare alla fattoria, quindi sai che quando tu cadi, se capita, non ti fai niente, cioè, ti rialzi, perché sei abituato a rialzarti. Ma nel momento in cui cade il figlio del papà, depressione, psicologo, succede di tutto, capito? Tutti i medici. E tu questo problema non ce l'hai. Cioè, può essere un dramma per tanti professionisti della medicina, perché non ci vai, ma pazienza, non hai ragione, non andremo più nei centri. Claudio? Come dicevo, il grigio avvolge tutto. Toccavo prima il cellulare, non mi ricordavo, stavo cercando una cosa su Google che non ricordavo, non rispondevo a messaggini. C'è un libro che vi invito a leggere, che si intitola Il tradimento dei chierici, che riguarda ovviamente altri luoghi e altri tempi, che però descrive appunto il tradimento di una classe, di un ceto che secondo me è lo stesso che ha tradito Reggio Calabria, che è il ceto degli intellettuali, della borghesia, delle persone che hanno studiato, delle persone che non hanno appunto il bisogno, non avrebbero il bisogno economico e quindi potrebbero essere più libere di altri, perché talvolta noi ci diciamo la 'ndrangheta ha terreno fertile laddove c'è il bisogno, benissimo. Il dramma di Reggio Calabria e della 'ndrangheta dal colletto bianco, che è quello di cui parlavo prima, quando ovviamente parlavo di Masson 'ndrangheta, parlavo di questa componente, è il fatto che la parte migliore di Reggio Calabria, quella che doveva essere la parte migliore di Reggio Calabria, è in realtà la parte che l'ha tradita più di tutti gli altri, di tutte le altre, perché noi abbiamo intere fette di professionisti che si sono venduti al potere politico, diventando professionisti di partito, tirando la volata al politico di turno, rappresentando a volte quello che serve, il volto pulito, colto e quant'altro di una politica invece becera. Abbiamo altrettante decine di professionisti che invece si sono, passatemi il termine, ci sono tante signore, prostituiti sia al potere politico ma alla criminalità organizzata. Io lo dico sempre, soprattutto nelle scuole, non c'è settore che
che non sia stato infestato dall'andrangheta. Tralasciamo imprenditoria e politica, diamole per assodate, insomma, sarebbe vincere facile, ma abbiamo medici che hanno prestato la propria professionalità per consentire ai boss di uscire dal carcere, faccio esempi spot, giusto per... Abbiamo il mondo dell'università, forse lo raccontavo anche l'altra volta, del giovane Pelle, classe 86, come me, 9 esami in 41 giorni. 9 esami conseguiti con successo in 41 giorni. E... credo sia un dato di valore mondiale, non lo so, insomma dovrei fare qualche altra ricerca su Google per vedere se c'è altro, e potrei continuare, ovviamente gli avvocati, ovviamente i notai, ovviamente i commercialisti che come dire, aiutano l'andrangheta imprenditrice a come dire, riuscire a eludere quelle che sono le prescrizioni di legge, e ripeto, potrei continuare all'infinito. Il mondo del sociale, il mondo dell'associazionismo emergeva anche nella relazione di scioglimento del comune di Reggio Calabria, come ci fossero delle diverse realtà associative piegate a queste logiche. Questa è la zona grigia, questa è la, appunto il colore predominante di Reggio, dove il bianco e il nero purtroppo non ci sono, perché guardate che sarebbe molto più semplice se tutti noi sapessimo che noi siamo da una parte e che di fronte abbiamo il nemico, lo affrontiamo a viso aperto, ce la giochiamo, come si dice in gergo, e vediamo insomma chi vince, cioè combattere sapendo chi si combatte, secondo me è qualcosa di molto più, ripeto, semplice. Poi puoi avere un colosso davanti, però ci provi. Quando invece il nemico è così nascosto e così insinuato nelle pieghe della società e gode di così tanto consenso sociale, perché guardate che ovviamente non parlo di voi, le muse, come dicevo, l'ho detto l'anno scorso e lo ripeto, proprio in virtù di quello che dicevo prima, cioè del fatto che abbiamo perso la voglia di stare insieme, questo oltre a essere ovviamente un ambiente in cui ci si confronta sotto il profilo culturale, si dà voce, ma è un presidio di legalità, perché la cultura è un presidio di legalità, la cultura vera, non il boss pesce che teneva Sartre sul comodino, non è di certo quella la cultura. Laddove c'è cultura ci sono presidi di legalità. Per questo è importante l'attività che fate. Allo stesso tempo, lo ribadisco, dobbiamo capire una cosa: non offenderci quando viene l'inviato di cui parlavamo prima dal nord e ci dice che siamo tutti brutti, sporchi e cattivi, perché è vero, perché è vero. È solo dalla presa di coscienza di tutto ciò potremo iniziare a risalire. Signora, io non sto dicendo, che sia. Per quanto sia vero, no, io non mi sento per respingere questo. No, ve la faremo dire, perché sono rimaste le ultime due. Mi sento una persona pulita, signora. Io non parlo per me, per essere, no, ascolti, per me, per essere complici, tra virgolette, del sistema, non si deve per forza commettere un reato. Restare in silenzio, aderire a determinate logiche che non sono per forza logiche di Don X che viene, ma che sono le logiche di cui parlavo prima, del compromesso, del girarsi dall'altra parte. Ma veramente c'è in questa, guardate che mi inchino se c'è qualcuno che viene e dice di non aver mai girato la testa dall'altra parte rispetto a qualcosa che non va in questa sala, venga, e io sono disposto a inginocchiarmi davanti. Io non mi sono mai girato, non vi siete mai, sì. Venga, signor Minchino, venga, ma vedo che ce ne sono tanti, resto inchinato per mezz'ora. Non voglio inchini, è la mia potenza.
anche attinente all'accudo quotidiano e poi vi do il microfono, perché era giusto che prima di trovarla, eccola qua, e poi vi do i minuti. Prego. Beh, io ho poco da dire sul quotidiano, perché è il quotidiano che mi ha voluto qui mentre io ero altrove, e Nasir l'ho accettato volentieri, anzi colgo anche l'occasione per salvare Paola Peralo. Chiedo scusa, devo andare a parlare. Scusatemi, ho paura della pubblicità. Grazie. Scusatemi, ci ricompattiamo, grazie. Prego. Dicevo, ho avuto la fortuna di trovare tanti ottimi colleghi. Qui c'è anche Paola Benau, con la quale ho condiviso purtroppo un breve purtroppo, percorso. Sono le persone che a volte io rimpiango di non aver proseguito un percorso. Lei lo sa benissimo, l'ho detto più poco di altre, come ho detto anche chiaramente, come ho ricordato un po' con il quale si è interrotto, o qui alcuni di questi insomma si è interrotto bruscamente anche un percorso. Io prima parlavamo di critico, noi preferiamo avere rapporti chiari sia con me, che in quel momento ero capo servizio, ma anche con l'esterno, il bianco e il nero, quindi il grigio non può andare d'accordo con me se non per l'abbigliamento. Bene, allora, come vedete io sono unito, 3 minuti, allo scadere dei 3 minuti vi devo cacciare il microfono, venite qui in modo che vi vediamo, perché io vedo che ci sono tante persone che non riescono a seguire quando si parla da una parte rispetto all'altra e ci dobbiamo guardare, vi presentate tranquillamente e ci dite a chi è rivolta la domanda. Partiamo prima da questa zona, voglio anche ringraziare, voi vedete che i nostri due tenori sono seduti su 2 poltrone da tenori, allora il mio caro amico Domenico Romeo della ditta Palmisano ha chiamato in porti 2 belle poltrone, allora come facciamo in autogestione, quindi facciamo un applauso a Romeo che è sempre gentile con noi. Poi ho chiesto a Santina Milardi, fai un abito con vari giornali eccetera per fare capire, e la nostra Santina si è dilettata. Prego signora, si può avvicinare così io faccio partire, si presenta, ci dice come si chiama anche per una correttezza, e io naturalmente girerò la nostra famosa. Se lei prende questa postazione giustamente per farsi vedere da tutti, prego, grazie. Io sono andata io ieri, mi sono ritrovata in tante cose, come avete detto, perché sono analisi che noi da una vita facciamo, e nella mia riflessione a volte mi rendo conto di quanti eroi ci sono stati nella nostra terra, terra calabre, terra anche siciliana e calabre, perché non riesco a staccarle queste 2 regioni, che si sono opposti, no? A questo sistema, e forse non ne abbiamo nemmeno memoria. C'è un esempio, magari qualche commerciante, io ricordo, mi sembra a Stignano, da quelle parti, ucciso un commerciante perché si era rifiutato di prendere permesso. No? Quindi, cioè, allora sono arrivata a questa conclusione. C'è tanta gente, che ama profondamente la propria città, no? Su questo ovviamente dubbi, diciamo emotivamente, no? La amano da una parte, dall'altra parte si sentono schiacciati, e che non riesce a trovare, diciamo, un momento collettivo di ribellione, no? Cioè la difficoltà di questa città è diventare un collettivo, no? Riconoscersi al di là dell'appartenenza politica in una lotta che abbia come fine
fine, come obiettivo, la liberazione della città. Ma perché questo? Io ho riflettuto, io sono un insegnante, ho avuto a che fare, che vedevo questi ragazzi che si impegnavano, bravi, concludevano il loro curriculum bene e poi veramente ne vedevano disorientati. L'unico ufficio di collegamento era quello mafioso, no? Oppure se ne dovevano andare a casa. Allora la domanda che io faccio, io so sicuramente che c'è un grande connubio tra mafia, massoneria, politica, cioè c'è una classe dirigente, l'ha detto lei, e la classe dirigente, se noi andiamo al comune, alla provincia, in tutti questi posti, anche i presidi, perché qualcuno ha detto, forse lei, che ha detto il bonus lo danno, io ricordo che i lavativi stavano sempre nella stanza dei presidi, no? E avevano anche i vantaggi, lavorava, stava in classe e continuano a esserci. Grazie, è finito il tempo, microfono, risposta al coloroso tutti e due, così riusciamo ad animare. Io da qualche mese sono molto fiducioso, ma tutta questa fiducia dove la tiri fuori all'improvviso in un quadro, sembra quasi nera, eccetera. Io da qualche mese sto affrontando una realtà molto difficile, che è quella di Secondigliano, Scampia, 167, in un punto particolare. E se ce l'ha fatta a Scampia, perché Scampia è una cosa, è non so nemmeno come definirla, perché è talmente le vele di Scampia, avete visto Comorra, eccetera, ma non è soltanto. Però se Scampia ha avuto un risveglio sociale e culturale di un livello pazzesco, vi giuro, un livello pazzesco. Sì, sì. Cioè, se quando io vedo il figlio del camorrista, del Di Lauro, lo vedo zappare nel terreno a Chiaiano, in questi 14 ettari di terreno che sono stati sottratti a Torano e che oggi praticamente sono due anni con tutte le associazioni, la resistenza anticamorra, ci sta Libera, ci stanno un sacco, 100 associazioni, in un quartiere 100 associazioni che sono ribellate, le vele stanno trasferendo, cioè c'è stato un sindaco che uno può amare o non amare, però diciamo si è presa la responsabilità di trasferire in un paese, di far abbattere quella cosa che è vergognosa, che sono le vele che sono state concepite come sviluppo di quel territorio, non ci azzeccavano proprio niente. Però se ce l'ha fatta la stella, come ce la sta facendo, cioè se l'ha fatto Scampia, ce la possono fare tutti, e non dobbiamo per forza aspettare il miracolo. Il miracolo possiamo compiere noi mettendoci assieme, facendo veramente comunione, facendo forza, al di là degli steccati politici, uno di destra, uno di sinistra, quella non è una battaglia politica, è una battaglia per la nostra affermazione dei diritti su un territorio, per noi ci dobbiamo riappropriare di tutti quegli spazi che sono della comunità, che sono nostri. Non possiamo abbandonare piazze in mano agli spacciatori, terreni in mano alla camorra o alla 'ndrangheta. Ce lo dobbiamo riappropriare. È il primo caso, Scampia, guardate, è il primo caso in Italia di confisca di un terreno agricolo, ma la cosa più importante è quella di un'occupazione di un bene confiscato. Cioè, non è stato assegnato, l'hanno occupato. Cioè, è una rivoluzione sociale questa. È illegale, per la legge è legale, no. Però se ti rifai alla Costituzione, no, non è illegale. Noi ci siamo riappropriati dello spazio nostro, della comunità, quindi non abbiamo fatto altro che affermare un nostro diritto di comunità. Ce l'ha fatto capire, lo so fare tutti. Claudio, sì, allora, sì, diciamo brevemente, a mo' di piccolo elenco, per non essere diciamo lungo, dare una ricetta tra virgolette. In primis, e lo dico anche qui fuori da politica e campagne elettorali,
laddove ce ne sono tanti punti in questa città non viene applicata la Costituzione, lì c'è l'Andrangheta. E ce ne sono tantissime, potrei fare esempi. Ci sono persone in questa città che sono state sparate per aver costituito un'associazione culturale, un libero esercizio di associarsi. Costituzione violata palesemente. E potrei andare, ho fatto solo questo esempio. Quindi uno, rieducare ai valori della nostra Costituzione. Con riferimento a, lei ha detto che è insegnante, ai nostri giovani, a chi va ancora a scuola, perché su di loro si può incidere, la generazione dei miei genitori, in parte anche la mia, alcuni hanno già fallito, la mia è ben instradata verso un ulteriore fallimento, perché io vedo dei miei coetanei che sono dei giovani vecchi per quanto concerne le logiche e le dinamiche con cui si fa politica, con cui si fa associazionismo, con cui si fa la professione. Quindi educare a credere in se stessi, fuori da, quello che dicevo prima, dalla raccomandazione, dal sotterfugio, dal credere che aggirando la fila, per usare una metafora di bassa lega, si arriva prima, ma si arriva senza alcun merito. E poi ovviamente mi associo al fatto di essere uniti, essere informati, perché guardate che un popolo può crescere solo se è correttamente informato, perché saprà dove spendere i propri soldi, saprà chi votare, eccetera. E laddove si, con riferimento al voto, laddove si vota qualcuno, anche qui non importa destra o sinistra, e ci si accorge che quel qualcuno sta tradendo quella che era la nostra fiducia, non esitare tutti insieme a farglielo notare, in maniera visibile, in maniera rumorosa, a fare per l'appunto critica rispetto al potere, un potere senza opposizione, senza alcun tipo di controllo critico da parte della cittadinanza, fa in fretta a diventare potere arrogante, potere che non risponde più ai beni superiori. In ultimo, sradicare totalmente quella che è una cosa che io sento in continuazione, cioè a dire vabbè, ma che ti affanni così tanto le cose non cambiano, non è assolutamente così. Io prima facevo riferimento, quando ho fatto quella provocazione, a dire c'è qualcuno che si è girato dall'altra parte, ma io immagino che chiunque in questa sala abbia visto qualcuno che butta una carta per terra. Non so in quanti, però gliel'abbiamo fatto notare. Io l'ho fatto. Sì, non sto dicendo sì, parlo di me. Dico in generale. Passa anche da questo. Perché e si collega alla frase che ho detto prima: inutile che ti agiti tanto e tante cose non cambiano mai. Anche per le cose stupide, cioè chi dice vabbè, ma non la butto io la carta, la butterà quello che viene dopo di me. È un esempio anche questo banale, ma guardate che la legalità, la correttezza, l'onestà non è che si muove solo a livelli di multinazionali, si muove anche alla quotidiana, soprattutto alla quotidiana. Ma non è solo la, non solo posso, non solo facciamo verifica, ma si testimonia col comportamento. Anch'io tante volte sono presidente della Bidava, faccio tante iniziative per il bene comune, mi dicono ma chi te lo può fare, tanto tu non è che puoi cambiare il mondo. Però intanto bisogna partire dalle piccole cose, credo che anche quello sia importante, altrimenti che facciamo? Mettiamo un popolo irrassegnati e ci lasciamo andare. Invece ognuno di noi deve essere portatore. Luna, ora farei pure un intervento. Allora prima facciamo una persona di là, una persona di qua e poi torniamo. Scusate, perché così facciamo pure più risposte brevi, così riusciamo a coinvolgere tutti, perché è giusto. Allora, la signora, prego, facciamo attire il tempo, via. Comunque avrei molto da dire, perché
entrambi intanto vi saluto e vi ringrazio di essere qui, di aver avuto l'occasione. Sono una cittadina attiva, mi chiamo Lucrezia Pratico, faccio da un qualche tempo associazionismo, sono dentro i comitati cittadini perché, come qualcuno ha detto, abbiamo bisogno di difendere i nostri diritti perché siamo in un momento molto critico. Allora parto da una frase che ha detto Claudio: ma chi te la fa fare, no? Allora me lo dicono sempre, perché ogni volta che finisco un percorso, non so, la lotta per l'aeroporto, per dire, ora che è in corso, dice: ma chi te la fa fare, tanto non ti ascolta nessuno. E dico: vabbè, non lo faccio più perché ho speso, ho sacrificato tempo alla famiglia, ho portato anche a me stessa e altri interessi. Però ogni volta mi muove quella molla che dice, che mi fa dire appunto che non si muove nulla in città se non lo fanno in quella piccola parte persone attive. Però perché voglio fare l'intervento? Io porto un'esperienza insieme a Giovanna qui e anche altra gente che ora non c'è. Per dire una cosa, si parlava di collettivo, che il riscatto della terra dipende da noi cittadini, dobbiamo ribellarci, dobbiamo dare voce, farci sentire. Porto questa esperienza dopo un po' di anni e tanta esperienza amare pure. Allora, la città paga secondo me uno scotto, come dire, non riusciamo fra noi associazioni, comitati, ad essere uniti. Ogni associazione in questa città si sente di fare le cose per conto proprio. Noi nell'unico momento forse che abbiamo avuto che ha avuto un grande, come dire, clamore anche a livello di presenze ma anche di aggregazione è stata quell'assemblea pubblica che abbiamo fatto quando abbiamo iniziato il percorso con la rete delle associazioni, e cioè la richiesta di avere un luogo dove poterci riunire, e quindi andavamo a richiedere che fosse terminata la casa delle associazioni a Piazza del Popolo. Forse per essere breve, però, perché avrei altre cose da mettere in discussione, forse quello che manca in città è perché ci vede disuniti in questo, è prima di tutto un luogo dove noi ci possiamo incontrare e superare questo primo passo di vederci tutti insieme lavorare, incontrarci, anche scambiare contemporaneamente le nostre impressioni e anche i nostri progetti. Alla signora volevo dire una cosa, cambiando argomento, che dice: io anch'io signora non mi sento di essere quella che viene descritta sui giornali come una persona mafiosa. Un esempio però è questo: Anime Nera ha suscitato molte critiche, però non possiamo negare che non esiste quella parte. Però è una parte di è uno spaccato che c'è, signora, purtroppo, e quindi non lo possiamo negare, non è tutta la cosa. Finito il tempo, grazie, mi dispiace. Risposta breve. Così la domanda era: grazie. Come possiamo fare per trovare il senso del noi, per chiudere? Grazie a voi. Beh, io più che una risposta da dare, una presa d'atto, una situazione purtroppo reale è che proprio la mancanza di rete tra le associazioni è proprio il grosso handicap di questa città, che non riesce a fare un salto di qualità, perché uno ti guarda per l'orticello, oppure l'associazione vuole primeggiare su un altro, oppure un'altra associazione che ha la stessa presenza con il politico di turno, e quindi purtroppo la mancanza di rete, ma anche un momento di confronto, come diceva la signora, purtroppo è fatale. Una situazione che già in bilico è a spallata finale, proprio quella mancanza di confronto tra le associazioni. Allora, chiedo scusa, mi chiedo scusa, però è anche vero, io inserisco nell'argomento, il fatto di fare rete
è anche un discorso atavico nostro. Perché è atavico? Perché quando sono nate le muse, io ricordo signori amministratori di sinistra che mi vedevano stare fuori dalla porta 20 anni fa, non un'ora, non l'assessore, ricordo all'epoca Ghimo Polinelli, mi ha fatto rimanere 5 ore fermo per parlare per una schifezza di cose che ancora non me la ricordo più, e tutte le associazioni che all'epoca venivano foraggiate facevano cultura, perché a Reggio Calabria mi conosce, sai quello che faccio, si faceva cultura, non lo so se si fa ancora perché non mi interessa, solamente se l'amministrazione ti dava i soldi, e quindi si presentavano i libri. Grandi associazioni con titoloni, quasi che ne lo sa, non esistono più, eppure quando si parla di queste associazioni ci sono uomini e donne di Reggio che ce l'hanno a bocca piena, perché noi siamo di qua, siamo di là. Ma voi avete fatto cultura in un periodo storico in cui venivate coraggiati e facevate cultura, e facevate i caffè letterari, dico per dire, non voglio fare nessun riferimento. E io come mai questi signori che erano paladini di Francia non ci sono più? Allora uno più uno fa due, vuol dire che lo facevano perché c'erano 10 milioni, 20 milioni, e quindi anche io se ho 20 milioni riesco a fare i miracoli, dico per dire, il fatto della sedia è una stupidata, è un miracolo, io l'ho chiamato e lui mi ha portato. Ora fare l'intervento, allora Claudio, scusi, mi sono permesso perché può sembrare le muse diventano, io ho sempre preso le distanze. No, l'ho detto perché ci tenevo, perché le sembrava, però è vero che ci sono signore associazioni di Reggio Calabria che non esistono più o sono rimasti in tre, perché prima hanno fatto l'Ibabà con i 40 milioni e ora naturalmente questa cultura, questa Reggio che la portavano alla fiera di qua, alla fiera di là, ora non la portano più. Perché? Ma pure io posso fare cultura così, o no? Ma è vero, Non devono avere finanziamenti che sono. Perché? Leggete il book e divertite. Io ho trovato delle cose bellissime. Ci sta un signore di Calabrese, va? Diciamo così. Che fa l'editore, no? La settrice, cioè, non ho mai avuto soldi dalla regione. Guarda, e chi è? Cavolo, tutti i libri pubblicati venivano comprati. Io non conosco con questa mia ignoranza, da se non sono esperto, io non capisco. Cavolo, i libri sono. E ho provato a chiedere, ho provato a mettere su internet. Chi sono stati questi libri? Ma di chi è quello scrittore? Io non mi ricordo, non me ne ricordo nemmeno chi sono scrittore, non mi ricordo, era una cosa che ho sbagliato. Ho sbagliato questo. Ma che cosa è sbagliato questo? Chi va a chiedere soldi di associazioni? Mille libri, acquistare libri, mi confesso che io non ho mai fatto materiale promozionale, in chiave turistica. Posso? La regione fa il bar. Fai il bando, no? E poi tra quelli che ci sono, in maniera del pesce. Faccio ridere Claudio, vi posso dire una cosa, scusami, che ti prego, mi sto riscaldando. Scusatemi un attimo. Non parliamo di libri di promozione turistica, cioè. Un anno fa, non parliamo di nostri autori, calabresi, no? Però il microfono a caso, vi dico questo, un anno fa qualcuno che veniva qua mi ha detto, ma Giuseppe non ti vergogni, le muse non sono inserite nell'elenco delle associazioni regionali dove c'è l'albo delle associazioni. Devi fare la domanda per entrare nell'albo delle associazioni alla Regione Calabria. Io ho presentato tutto un anno e mezzo fa, tutta la documentazione. Non vi dico che cosa ho dovuto presentare, compreso quel minimo di bilancio che abbiamo. Ebbene, la regione mi manda una lettera e mi dice: guarda, non puoi entrare nel novero dell'associazione a livello regionale, non perché da 20 anni che facciamo e quello che facciamo lo vedono tutti, ma perché non ho un bilancio che supera 10.000 euro. Ma come? Se io mi iscrivo nell'elenco per cercare di vedere se possiamo avere qualche contributo, perché non ne abbiamo?
cioè come dice il gatto che si morde, c'è un meccanismo con tocca, io una lettera in cui la funzionaria mi dice noi la ringraziamo per essere eccetera eccetera, ma lei non ha un bilancio che supera 10.000 euro, di conseguenza non può entrare non dei finanziamenti nel numero delle associazioni a livello regionale, e quindi non posso accedere eventualmente a chiedere un patrocinio o una cosa o uno sponsor, tanto per intenderci. Io credo che questa città sia la prova provata che la frase con la cultura non si mangia è falsa, perché in questa città purtroppo per tantissimo tempo le associazioni culturali sono state una stampella del potere politico, stabile stampella del potere politico, anche un bacino di voti ovviamente, perché poi è un po' come insomma, anche quello è lo scopo del gioco, anziché rappresentare quello che dicevo prima, ovvero sia presidi culturali e di legalità, ma rientra sempre in quel discorso che facevo prima di le associazioni, io le considero al pari della borghesia, del ceto intellettuale, la parte, come dire, nobile della città, dovrebbero essere questo. Quando moltissime associazioni diventano la stampella della politica, moltissimi esponenti di queste associazioni poi magari sono pure candidati in alcune, poi magari se andiamo a vederci il Burg piuttosto che l'Albo Pretorio del comune, vediamo che avevano ricevuto finanziamenti e viceversa, magari avevano invitato il politico che gli aveva fatto avere il finanziamento, e quello diventa un sostanzialmente una campagna elettorale permanente. 10 secondi sui luoghi che sono fondamentali, e ribadisco perché rappresentano delle roccaforti. Quello stesso film di cui dicevo prima, del collettivo, dice anche un'altra frase, dice che la vita è una e vale per Reggio, noi dobbiamo, la vita è una questione di centimetri da guadagnare, noi abbiamo l'Andrangheta, il sistema Andrangheta ci ha rubato non centimetri, chilometri, noi dobbiamo essere in grado di centimetro dopo centimetro di recuperare gli spazi, perché spazio che recuperiamo noi è spazio tolto a loro, e avere dei luoghi fisici, se siano poi in luoghi confiscati, magari c'è una valenza ulteriore, ma questo non importa, sono comunque dei luoghi in cui, come dire, si possono togliere anche i giovani. Michele faceva prima riferimento al fatto che nella vita di un giovane poi c'è un bivio spesso, soprattutto se si cresce in realtà difficili, tra scegliere la strada giusta e quella sbagliata. Avere questi centri di aggregazione è fondamentale, però, e concludo, ritorno a quello che dicevo alla professoressa, se non è il popolo, per usare un termine generico, forse anche un po' desueto e romantico, a insistere, a rompere le scatole rispetto alle negligenze, le mancanze della politica, di chi governa, non aspettiamoci che sia la politica ad autoemendarsi, dobbiamo essere noi a pretenderlo, in modo tale che in un futuro, speriamo non troppo lontano, la politica, le istituzioni non abbiano più bisogno di emendarsi.